Adesso vi raccontano qualcosa i rappresentanti degli studenti, Paride e Francesco. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Francesco Zanti, e mio collega Paride Acerno, siamo due dei sei rappresentanti degli studenti del nostro dipartimento. E siamo qua per raccontarvi un attimo quali opportunità abbiamo potuto dare agli studenti quest'anno, in collaborazione ovviamente con i professori del nostro dipartimento. La prima cosa però che ci teniamo a ribadire è comunque le possibilità di comunicazione che avete con noi. Ci potete trovare su Facebook, c'è un gruppo che si chiama INGRE Only for Students, e vi inviterei, se siete interessati a venire al nostro dipartimento, a iscrivervi già ora, in modo che vi possiamo accettare. È ovviamente un gruppo dove siamo solo noi studenti, dove passiamo comunque informazioni, abbiamo la possibilità di comunicare anche con studenti più grandi che hanno magari più esperienze, possiamo chiedere anche consigli. Inoltre serve per noi rappresentanti magari per dare le comunicazioni più tempestive. Inoltre abbiamo anche una mail Unimore che vi invito a segnare se invece volete scrivere solo noi rappresentanti. È una mail che è un indirizzo email che leggiamo noi rappresentanti, per qualsiasi problema potete contattarci lì. Non aspettate a mandarci una mail a chiedere, non preoccupatevi, vi rispondiamo, ci siamo e l'abbiamo fatta apposta, ed è giusto che la mandi solo indietro un attimo che essendo lunga. Mi raccomando ragazzi, anche adesso se avete dei dubbi, qualsiasi cosa, chiedeteci, perché magari noi vi possiamo aiutare. E anche qua, quando sarete futuri studenti, mi raccomando, chiedeteci sempre, magari non chiedetevi fra di voi ma sarà così, come sarà, no, chiedete a noi e sappiamo come minimo dove indirizzarvi e a chi indirizzarvi, se non sappiamo magari già qualcosa in più rispetto a voi. E un'opportunità che abbiamo offerto quest'anno ai nostri studenti è stata la visita Expo. E come rappresentanti abbiamo pensato che Expo fosse comunque un grande evento a cui non potevamo mancare. È vero, voi pensate Expo è sul cibo, cosa c'entrano gli ingegneri con il cibo? C'entrano, purtroppo c'entrano. E anzi, addirittura dopo avrete qualche conferma in più. E è stata una visita che abbiamo fatto il 15 maggio e è stato molto utile perché siamo andati su in circa 200 studenti, poco meno, e ha permesso comunque anche fra noi studenti di conoscerci meglio e di permettere anche una sorta di verticalizzazione. Ve ne renderete conto, si tende a conoscersi fra gli studenti del proprio corso, quindi una sorta di orizzontalizzazione. Scusate. Abbiamo invece dato la possibilità agli studenti anche più giovani di conoscere gli studenti che magari avevano più esperienza, erano già lì, anche delle lauree magistrali, per dare una sorta di completezza in più, insomma. Questo è quello che abbiamo fatto. Lascio adesso la parola al mio collega Paride, che vi illustrerà invece le attività per il futuro. Allora, ciao a tutti. Come avete capito, uno dei nostri obiettivi principali è quello di cercare di creare una rete di aggregazione tra gli studenti. Abbiamo iniziato lo scorso anno con Expo, quest'anno, cioè l'anno che sta per venire, quello che vi trova come matricole, abbiamo pensato di organizzare una visita al CERN di Ginevra. Le modalità con cui questa visita avverrà sono ancora in fase di definizione. Sappiamo che una delle mete possibili è appunto è il CERN, dove ci ricollegheremo un po' ai progetti che già il Dipartimento ha presente in quella struttura lì. Non ci fermiamo soltanto alle visite, chiaramente noi partecipiamo a livello locale agli eventi che vanno sotto il nome Sfideremo. Sono tornei sportivi gestiti dal CUS, che è il consorzio che si occupa dello sport, e dal Comitato per lo Sport dell'Unimore. Bene, qui potete vedere me con la squadra di pallavolo. Non abbiamo soltanto pallavolo, abbiamo calcio e dal prossimo anno anche basket. Non ci occupiamo soltanto appunto di visite e di sport,
cerchiamo anche di rallegrare un po' la vita all'interno del dipartimento con dei rinfreschi. E questi rinfreschi a cosa servono? Non più di tanto per cibarci, ma per creare appunto aggregazione. Cioè, noi crediamo davvero che sia fondamentale conoscerci tra ingegneri, sia i più piccoli che i più grandi, così che le idee possano circolare tra di noi e magari fare qualcosa di buono. Insomma, questo è tutto e vi ringrazio, spero di ritrovarvi all'inizio delle lezioni.